È peccato. C'è mia mano, non so se l'avete sentita. Sì, io l'ho sentita. L'hai sentita? Allora si è sentita anche in live. Chiudo la porta. Stavo chiudendo la porta e se ne esce con questa perla. Se non ho sentito cosa ha detto, però ho sentito che diceva qualcosa. Allora ha detto: stasera la nuova puntata di Doc. E poi, signori e signori, Sanremo. E lei, ma vaffanculo. shit. E dai. Te sei un becio. Siamo in live comunque. Siamo nella, nella fantastica live. Adesso chiamiamo l'ultimo ritardatario, ragazzi, e poi partiamo. Invito Riccardo e a Shadow di guardare la live. Sai com'è, sono un attimo occupato. No, non ti preoccupare. Appena posso volentieri. Appena posso volentieri, con quanto dolore lo hai pronunciato. Quando non merda, io ho sbagliato, ma io ho sbagliato tutto. Ma io ho sbagliato tutto nella mia vita di merda. Ho sbagliato sistematico i capelli. Ah, ciao Paoletta. E io ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Schiva, pirla. Ok, vai. Ho sbagliato tutto. C'è level 100 multigiocatore. Mannaggia Dio. Boss. Aia. Fine. Merda, io ho sbagliato. Ciao, benvenuti live tutti. Avete rotto. Porco. E non posso dirlo. Fortunatamente non mi è concessa parola di sfogo. Ok, dovrei aver già modificato tutto. Wassim Pro, benvenuto in live. Benvenuti tutti. Ho sbagliato un attimo il titolo e tutto. L'ho corretto ora. Scusatemi solamente se ho scammato un attimo, scusate. No, stasera, come avevo detto anche sul gruppo di Discord, si fa Dark Souls. Questo che sentite è un mio VIP, è un mio vabbè, avete capito. E noi siamo al essenzialmente al cagnolino del ghiaccio molto amato da tutti. Quindi sì, ho capito. Ok. Noi naturalmente giochiamo con un handicap match imbarazzante. Ergo uno schermo piccolissimo così perché abbiamo avuto problemi. Omar, benvenuto in live. Gioca ad Among Us. No, Wassin, gioco a Dark Souls. Ho sbagliato il titolo, ma l'ho aggiornato. Basta Fede, abbassa il volume o mettiti più lontano dal microfono, ti prego, mi stai spaccando. Che cazzo è successo? Ma ogni volta che gioco a Dark Souls ho dei problemi con l'audio. No, era un bug audio. Dai. Siamo pronti? Siamo carichi? Siamo belli? Startiamo. Spero che i video di Dark Souls sono molto divertenti perché muoio e ci divertiamo tutti assieme. Forse anche quello non vuole vedere i nemici. Deve sentire Cristonato. Sì, Omar. Sì. Allora, riassuntone nazionale. Abbiamo usato il bug per avere questo oggetto qui iniziale. Abbiamo Luci Katana, abbiamo battuto i primi due boss. Abbiamo cercato di battere la zoccola dalla... la ballatrice... La, la danzatrice della Valle Boreale. La danzatrice della Valle Boreale.
offline sono andato contro a uno spirito oscuro che mi ha messo alla prova, però l'ho sconfitto. E adesso siamo qui, pronti ad affrontare tutto. Teoricamente questa... oddio, ci sono i doggy. Aspetta, apri, va bene. Tu muori all'inizio. Qua i cani li ammazziamo come... Vabbè, i cani. I cani di Dark Souls, perché sono tanto simpatici e divertenti. Manca un doggo. Ah, eccolo. Go, go, pa... Ok, io ho cercato di fare l'eroe e non ce l'ho fatta. Vabbè, che bello. Dark Souls è sempre un... una, la perfezione. A parte, per, a parte i lag, a parte la, la mia rabbia repressa contro qualsiasi cosa che respiri. Teoricamente non useremo le braccia, perché se io vedo un altro online stasera... Bello. Ce l'hai fatta? Cacchio, Riccardo, non sei un fallito. Primo backstep della serata. E io sono felice. Minchia. Ma lo sapete che nome... Ah sì, qua c'è l'osso di Loretta che dobbiamo recuperare. Qualcuno è caduto? Sì, qualcuno è caduto. Va, bello. Ti colleghi, carissimo. Ok, sì. Marca troia. Ma mi dicono che Vodafone stasera c'ha voglia di lavorare. Ok. Lui è andato. Sì, vendiamo la merda. Allora, questa non mi serve più. Però mi servono le bombe. E voi mi direte, ma perché Riccio devi usare le bombe? Allora, per evitare tutte quelle persone. Guardate un po'. Ok, così. Cazzo, mi è passato di fianco. Ah, era un... Ah, no, loro non sono esplosi. Fantastico. Fantastico. Tanto deve sempre andare male qualcosa. Allora... Ah, aspetta. A parte che quello... La cosa che abbiamo fatto cadere è l'osso di Rolè. Roletta, boretta, mamma stronza. Vede, ma sai che ti sei... Fede, ma sai che ti sento veramente di merda? Ti sento di merda, Fede. Ma su Discord o anche in live? Non sto scherzando, ti sento di merda. Ok, ma anche no. anche in live? Non sto scherzando, ti sento di merda. Ok, ma anche su Discord. No, su Discord. Ah, e allora sei tu che laghi. Merda, per controllare sono quasi morto per un ladro. Ah no, ma aspetta, ma anch'io sono un ladro, lel. Dobbiamo trovare per forza una scheggia di ossolino morto. Ma la scheggia io? Non... Allora, figa cotoletta, se vedo ancora un lag davanti a me spacco. In live no. Grazie mille, Omar. Grazie mille. Se sento, vedo ancora un lag, non lo so, perché Tafuro di solito mi metteva a posto queste cose di repertorio. Che palle. Ok, loro sono morti. Che bello che il puntatore che non parte. Bello. E non lo so perché. Allora, la connessione non è delle migliori oggi. Oh no. Cazzo ridi, cicciona. Cazzo ridi. Ma va bene. Porca puttana, io e la mia tempistica di merda. No, te lo scordi? Merda, me l'ha lanciata. Bello. Non so perché stasera ha tanti problemi Dark Souls.
ma ce li ha sempre avuti Dark Souls 3. La prima volta che ho portato sta serie avevo anche una scheda di video veramente inferiore a questa, e non so perché mi sta veramente dando dei problemi sta serie. Muori per favore, muori, perché non ho più voglia di vederti qui davanti a me. Veramente, giuro, mi sta venendo lo Square House a giocare così. Vale, ma veramente lo Square House. Tu muori. Perché laggando non riesco neanche a vedere. Eh sì. Cazzo, se ne facevo tre di fila, giuro, bevevo vino. Cazzo. Spostami su Discord. Ah, ok, scusa un attimo, perché Dark Souls è molto movimentato. Ecco qua. Mi senti ora, cazzo? Sì, ti sento. Ok, scusate, mio Dio, sto girando come una trottola. Per mettere Discord sono... ho fatto Wispimi. Allora, andiamo. Allora, fra qui c'è il patto del sole. Troia, mi senti? Sì, che ti sento! Riccardo, ti sento! È per questo che ho bisogno di due schermi. Allora, di qua cosa portavano? Nulla. Qua porta dove c'è il falò. Qua non lo so. Ma mi senti, Riccardo? Dopo, Riccardo? Mi senti? O devo fare i segnali di fumo, Ricca? A Ricca, devo fare i segnali di fumo? No, io devo chiamare proprio l'assistente. Riccardo, mi senti? Allora. Cazzo, sei tu che non mi senti. Ah, sono io che non lo sento. Riccardo? Senti? Io ti sento. Ora mi senti bene? Sì, ti sento bene, ma ti sentivo bene da prima. Sì, il problema è che arrivi in ritardo, cioè mi senti... in ritardo. Ah, Anna si chiamava. Allora ragazzi, qui c'è un buco nel pavimento, eccolo qua, che ti porta al Guerrieri del Sole, il vuoto, e qua c'è una cura gratis. Allora, non andiamo avanti per di qua, non perché ho per motivi strambi, ma perché se... a parte che qua ci sono delle casse diverse, ma è perché il gioco è fatto... ci sono delle cose da correggere nel fatto di texture. Ma se non tiro un'altra laggata, giuro che prego il giusto di... ma perché? Dai, su! Su, Dark Souls. Poi arriverà Tafura ad aiutarci con i settings. Ora ci dobbiamo arrangiare un po' così. Allora. Mi ha sparato una bomba in faccia. Allora, te sei morto. E non puoi dir di no. E anche tu sei morto. Ricky, ma ci sei? Ricca. Oh no no no, col cazzo che vado in questa zona. Ok, ci sei. Ah, mi senti in ritardo? Vabbè, non lo so. Non so perché Discord funziona male oggi. Minchia, in ritardo. Niente, sono morto. Sono morto come un coglione. Non è un problema, ragazzi. Tanto le cose che avremmo dovuto fare e le cose che avremmo dovuto prendere le abbiamo prese. Aspetta, ce l'ho. Sì. Adesso possiamo rannare come le bestie. Così, guarda, Pam. Se il gioco si degnasse di... ma non so che cazzo abbia Dark Souls oggi. Non lo so proprio. Ci sono delle volte che tira una laggata che la sento... la sentono anche in Piazza Duomo. Questi non si triggerano. Se faccio così, benissimo. Che palle! Mio Dio. Se continuo così, mi ammazzo, Zama. Sì, dici che non è un problema, ma intanto bestemmi fortissimo. Eh sì! Perché se... se lagga così, non rollo.
Bene. Oh, andiamo a battere l'anima. Fantastico, di nuovo. Ok. Oh, Andrea arriva. Ah, Andrea sta arrivando, bene. Comunque, Zama, benvenuto in live, ragazzi. Ok. Allora, qua dovrebbe cadere lo stronzo. Spoiler, è caduto. Ah, c'è anche Zama. Sì, sì, c'è Zama in live, sta guardando la live. Ma a questo punto non so. Forse è Discord che mi fa laggare così tanto. Oppure perché... Ehi, bella bro, vado... Ok, ho chiuso... L'anima. Ok, ho chiuso il reparto... Una cosa... Salve, Serluk, benvenuto in live. Ho chiuso il secondo reparto di controllo dei messaggi di Twitch. Vediamo se per questo... Allora, qua... qui, ok, qua arriviamo a prendere il... Merda. Allora, qua c'è il tipo che... Fantastico. Vattene via. Ok. Oh, falò. Ok, falò ottenuto. Adesso ci andiamo a ottenere la piromanzia. Perché avevamo detto, Riccardo, che cosa? Piromanzia e... Cos'era? Piromanzia è? Che cazzo se lo ricorda? Lo so che è pacciata come la merda la zona di Gran Bosco. Era piromanzia comunque. Faremo piromanzia... perché Gambò... Allora... Mi scusi. Lei è un maleducato. Perfetto! E qua cosa c'era? Ah, c'era l'accetta. Inutile. Non so. Qua c'è un anello. Ce lo andiamo a pigliare. Non mi ricordo se ci fossero nemici. Infatti c'era il nemico. Ah, peraltro questo non si può fare il backstab. Però se io sono un idiota di merda... Puoi dire ad Andrea che non posso rispondere al telefono in questo momento? Ma che giochi porti? Serluk, questo è Dark Souls! Scusami, se non l'hai riconosciuto, amico mio... Ma cazzo, ah... Muori. Infieriamo. Allora, ragazzi, come arma... Feme, spostami su Discord, va bene. Ho capito, Andrea, ti sposto. Oh, ciao, Andrea. Gioco in persona stasera. Bravo, dillo laggando meno e forse ti ascolto. Ok, allora, perché ragazzi... Guarda, mi sentite bene voi? Sì, sentiamo bene. Allora ragazzi, perché siamo qua? Perché non siamo andati nella strada principale? Abbiamo preso subito questo falò. Perché? Perché mi direte, vabbè, puoi passare da là e sbloccare l'altro falò. Esatto, ma... Minchia, Fede, parla più piano per l'amor di Dio. Serluk, faccio Minecraft, Among Us, Dark Souls e League of Legends. Allora ragazzi, allora si scende così. Si corre come delle puttane isteriche, naturalmente. Dopo aver schivato tutti loro, se non volete altre rotture di coglioni, correte come delle fanciulle in pericolo. Sbloccate questo posto, io vi dico perché. Perché ci facciamo subito amico il gigante, così non ci killa quando... Allora... Ok, Sigward! Difendimi, Sigward! Difendimi, Sigward! Guarda, io vorrei che Zama fosse qui con me, perché adesso continua la run con il discriminato che abbiamo iniziato insieme.
Bene, sono felice. Ed è la cosa. No, perché tu non sai la bellezza di questo personaggio. Tu non hai mai visto quanto è bello questo personaggio. Caro, io ho fatto così tanti discriminati che sono abituato. No, no, ok, ma allora. Come proprio la bank creator, abbiamo. Cioè, abbiamo. Un attimo, ragazzi. Un attimo. Cioè, non è una persona, è una creatura. Ah, ok, vabbè. Tu non hai mai visto. Allora. Pedo 2000. Il mio personaggio di Dark Souls. Adesso vabbè, ti mando la foto. Poi la vediamo in live. Omar, la leggendaria tecnica delle porte che ti rendono invincibili. Sì, carissimo, è quello che ti salva delle run. Praticamente ho aperto Dark Souls e dice: sei morto. Bene, ora siamo amici del gigante e il gigante non ci attaccherà più. Nel qua dal gigante non ci sono loot. Non ci sono loot importanti. Ora possiamo anche scendere. Cazzo, no. Sono l'insediamento di merda. Invece, se voi vorreste fare una cosa molto carina, adesso, a parte che potremmo anche aiutare già Sigurd. Allora, si passa da qua. Ci. E vedete là, c'è. Ok, non c'è, però c'è un demone. Se noi andiamo giù, ci sarà Sigurd che ci aiuterà e partirà quasi tutta la sua avventura delle quest, che ci porterà ad avere molti oggetti belli e fighi. Beh, se Luke... Guarda, Fede, la mando sul gruppo di Dark Souls. L'ho fatto apposta. Usiamo una brace perché... Fai vedere in live la creatura. Sì, poi la faccio vedere in live. Adesso. Lui dovrebbe già attivarsi. Non mi ricordo più come si gioca. Gioco, però. Come si corre? Vieni! Tanto non mi ha già... Invece mi ha... Madonna, raga, non mi ricordo più come si gioca adesso. Brutto. Perché tutti urlate in questo gioco di merda? Non capisco più un cazzo! Che cazzo ha urlato, raga? No, è la felicità. Ah, eri tu felice? No. Forte. Merda. Che palle, sono un incidamento. Bene. Non sono mo. Ok, dal momento che noi siamo un po' scarsi perché abbiamo un personaggio non molto sono forte. Un coglione. Fede, lo sai che Andreazza è un deficiente. No. Oh, davvero. Lo sapevo già che eri un deficiente, Andrea. Non... Sì, ma io ho premuto quadrato per prendere il drop. Bra. È abituati a Sekiro. Ormai sì, sono abituato. No. Menchia, l'ho evitato. A me sta parte l'avevo già fatta. Ah, bella PG. Aumentiamo ancora un po' la vita. Un discriminato. Però una domanda, tu dici che li cazzo di livello sei? Con cosa? Col discriminato. No, col tuo personaggio più forte. Aia! Sono morto. Boh, hanno sconfitto. Per un personaggio normale, tieni conto sì, che sì, guarda, è fortissimo. Da tipo 6 mesi. Anch'io. Oh, il decotto di Sig. Il decotto di Sig, ragazzi, ci fa ottenere un pezzo dell'armatura di Soleil in un posto speciale che poi vi porterò in live. Ok, lui ora sta dormendo. L'emoticon dormi, noi stiamo andando proprio fuori con... Sei di livello 176? Sì, e non ci gioco più. Andrea, ragazzi, potreste... Il livello 176. Qua c'è una bella armatura. Ah no, però è vero che tu non hai il PlayStation. Oh, questa è una lingua pallida, ragazzi. Devo rinnovarlo, però cioè, magari se chiedo adesso alla madre me lo rinnovo in 5 minuti. Sì, guarda. Il problema però è che con il... Cioè, dipende anche da che punto sei tu. Perché io me lo sto... Fra, io sono da Gundyr, me lo sto speedrunnando, quindi figurati. Gundyr il campione? No, il giudice. Fra, ho riniziato, ragazzi, ho battuto l'anima. Ragazzi, parlate. Ho urlato per un motivo. Ok, dai. Ci mettiamo qualche pezzo di armatura. Vediamo se andiamo in fat roll con tutta l'armatura del tipo sexy. Perché io sono... Non andiamo in fat roll! Cappella della profondità. Ok.
con le quelle cose? Cappella della profondità. Aia! Non mi ricordo un cazzo. Dove ci sono. Dove c'è il falò, dove disbloccare le due porte. È la strada che porta i diaconi del cazzo. Bel nome per dei. L'ho già preso il sì, randello grande l'ho già preso. Capito, Fra? No. Vabbè, comunque presto ci arriverò. La cappella della profondità. La strada dei sacrifici. Quella parte lì. Ah! Oddio, mica. Ciao. Ah, ti credi pure simpatico, bravo. Ah! Sì. Simpatico. Buono. Buonissimo, buonissimo. Non mi lamento, ragazzi. Non mi lamento. Ho backstabbato uno qui, benissimo. Qua... Se andiamo per di qua, ci sono dei cani. Dopo aver sconfitto questi cani, ci sono due donne, due maghe. Cioè, ci sono... Ah no, aspetta, c'è prima questo. Non è un mimic, naturalmente. Che palle! È vero che mi lanciano la merda questi. Letteralmente. Fantastico. Buono, c'è questa trappola, possiamo chiamarla trappola. E arrivati su abbiamo le due streghe. Demme nonna. No, io voglio che mi carichi la chat di Discord, perché devo ritrovare che cosa avevo scritto, se no non lo ritrovo. Spero che non so più di scriverla, vabbè. Buono ragazzi, buono. Adesso dopo averle superate, perché non abbiamo né fiasche né nulla, se andiamo verso di qua troveremo l'anello di Flynn. Trovato l'anello di Flynn possiamo a questo punto tornare per salire di livello. Allora, noi la nuova arma che ci faremo sarà lo spadone di Lothric, la spada di Lothric, che ci hanno droppato naturalmente, perché se no avrei detto di no. Ci servono i 18 in destrezza. È molto fattibile. Vediamo un po'. Piromante. Che palle però. Insediamento. Sì, è sempre una rottura di balle insediamento. Ma io sono livello 20. Qualcuno sa più o meno con quante anime si sale a livello 20? Dipende dalla classe che hai. Discriminato. Quante anime hai? 1500. Non ti bastano. Sono almeno 2000 anime. Più di 2000 anime di sicuro a livello 20. Io sono a livello... Allora, io sono a livello 21 e mi servono per salire 3122 anime. Quindi a te te ne serveranno tipo meno, però sempre quel numero è. Fede, però tu hai visto il fatto che ti ho mandato? Non ancora, caro. Allora, guarda, dal momento che sono livelli gratuiti, ce li mettiamo... Ah no, è vero, non possiamo più. Vabbè, abbiamo un livello in più in... Aspetta, ce ne serve uno in destrezza. Vabbè, abbiamo un livello gratuito, ragazzi. Ah, è vero, qui adesso noi abbiamo raccolto un osso. L'osso di Noretta, lo diamo a dare a lui. E essenzialmente lui dirà: che sollievo, almeno la mia amata è andata in un posto migliore. Io cane di merda, sono ancora vivo. Cane di merda. Non puoi dirlo, credo. Forse può dirlo. Devi specificare che è del gioco. Cane del gioco di merda. Ok. Ok, 18 in destrezza e adesso andiamo... No, non posso sperarci, sta contro i cristalli. 2 in intelligenza. Se ne hai uno, no. Perché sottolineiamo che noi andremo a fare i piromanti. Vero, ragazzi? Pirostronzi.
Sì, è qui Piro Stronzi. Quindi assegniamo le Estus, ne mettiamo una... Oh, un ratto gigante, aia! Ne mettiamo una... Ah no, aspetta, io aumento l'uso d'Estus. Mamma, ma vedi che batte proprio nelle fogne? Oh! Non si può... Come va, no? Bene. Bene, batte, ora... Battere è un verbo, eh. Ma vedi che... Dyson. È un Dyson. Eres muerto. Ma Fede, se io bestemmio tipo in russo... No, cioè scusa, se dico delle cose che non potrei dire però in un'altra lingua, si posso dire? No, perché... non vorrei dirtelo, ma è un po' internazionale, quindi... Cioè, non vorrei dirtelo così, ma capiscono. Se inventi una mia lingua? Se inventi una tua lingua, va bene. Esatto. Penso... oh, bravo Narcus Shadow che usa una mia emoticon, bravissimo. Allora, vendiamo un oggetto. Che cosa vendiamo? Ah, comunque ho ottenuto il seme dell'albero gigante. Adesso vi faccio vedere dove. Abbiamo quelle 2000 anime che mi danno veramente fastidio. Non abbiamo ancora il catalizzatore per l'anello che ci stiamo... no, aspetta un attimo, prima di fare la cosa... Intanto, parliamo con lui, che non mi ricordo. Ok, nulla, non ci dice un cazzo se è inutile. Adesso vedete che... Adesso... Bravo. Armonizza incantesimo e abbiamo la palla di fuoco. Buono. Ora però possiamo, invece del Luccicatana, tenerci la spada di Lothric. Perché non abbiamo... Si è buggato e mi fa vedere Luccicatana, ma in realtà non ho Luccicatana. Ecco, adesso è... Minchia, ma siamo ancora in Fastroll? Abbiamo tutta sta armatura, lo scudo e anche lo spadone di Lothric. Ok, lo spadone di Lothric, ragazzi, è veramente forte. A 100... Allora, ve lo faccio vedere. Ok, lo metto divertente. Allora... A parte un attacco fisico molto elevato, non ha il sanguinamento, però ha un bel critico. Dal momento che ce lo faremo destrezza piromanza, adesso andiamo a infonderla con la gemma del fuoco. Cazzo, no? Sarebbe per farsi o una magia, che di stimato non si fa una sega, oppure il martello, che non userò mai. Quindi la vendo. Un cuffo sporcolo. Che è scritto? Oh damn. Ma non scala in nulla. No, allora no. Cicatano invece se la faccio... No, non ha senso, ragazzi, non ha senso. Rinforzarla la posso rinforzare? Già mai non la posso rinforzare. Vediamo. Questa scoperta non è che mi piaccia molto. Allora ragazzi, vi faccio un attimo vedere il bug che, per quelli che non ci sono stati ieri, che ci ha spiegato il grande Zama. Se il Zama ci ha spiegato, lo conoscevo già. Un secondo. Però ma perché Zama non c'è? No, c'è, è in live, però non so perché non è venuto su Discord. Allora, qua si trova l'albero. Cade quando tu sconfiggi teoricamente un nemico. Allora, vedete quest'albero? Se io faccio così e poi faccio... Ta-ta-ra-ta! Al primo colpo. No! Al primo colpo, basta. Allora, di qua... Allora, tu entri, no. Ti ritrovi qua in mezzo, trovi lì una fiaschetta d'Estus, là davanti trovi l'oggetto, l'Estus, qui di là trovi l'anello che ho trovato io, e qua trovi sto stronzo che dice mio boom boom, mio fiu fiu. Se gli droppate delle determinate... State zitti! Se gli droppate dei determinati oggetti, per esempio, gli droppiamo il decotto, quindi lascia oggetto, sì... Boom 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 boom. Avete visto? Lui ha detto di droghe, però non così tanto. Ok. E ci ha dato l'armatura del sole. Quindi ora se la indossiamo abbiamo il sole dei Teletubbies davanti a noi.
E siamo ancora in fast roll. Oh, Dark Souls, sei proprio un figlio di puttana. Come cavolo fai a essere ancora in fast roll? Cioè, la fisica è andata... Ma chi è? Chi è questo? Sempre il classico, oggi, però. Ciao carissimo, non lo so, sono ancora in fast roll, non lo so. Ragazzi, io ho in vigore ho 10. Ah, ok. No, ma questo vuol dire che hai sentito tutto quello che dicono i bot? Sì. Oh, fantastico. Oh no, oh no. Sei diventato uno di noi, complimenti, sei diventato uno di noi. Beh, allora, se abbiamo l'armatura di Soleil, è giusto entrare nel patto del sole. Praise the sun. Peccato che non siamo bello, neanche un po'. Il bello sai qual è? Che Fede non può sentirli i bot. Ah, tu li hai silenziati? Certo che li ho silenziati. A posto, allora aspetta. Maremma. Ma perché io sto... Allora, adesso, siamo armati, siamo pericolosi e il gigante ci aiuterà a sistemare gli altri stronzi. Adesso, per sbloccare quello che ci aiuterà con l'armatura dell'ammazzadraghi dobbiamo ancora fare delle cose. Però nel mentre, adesso aspettiamo che questa mandria di disadattati se ne sia andata. Sto parlando di noi? Non voi, sto parlando dei cani e degli altri non morti. Ok, io corro, questo cane morirà. Va bene, il danno non è diminuito, ci teniamo questa spada qua perché fa 110 di critico. Qua ci sono i ratti e là in fondo c'è la loro mamma puttana. Dei ratti. Adesso... Non bisogna specificarlo. Allora, qua abbiamo le Kestus che sono fortissime, ma vabbè. Dov'è il re dei ratti? Va bene, sciottiamo già con la palla di fuoco, buono. Il re dei ratti. Vabbè, il re dei ratti, non... Va bene, facciamo già tanto danno. Ma sta parlando di me. Ok, qua invece lui ci dà l'anello, ragazzi, del sanguinamento. Un anello un po' così. Questa è una porta che andremo a aprire comprando la chiave, trovando le come cazzo si chiamano le feci del vecchio, del vecchino, vabbè, fa niente, le feci, no, erano le ceneri. Va bene, ho sbagliato la allora... merda di un vecchio andiamo a trovare. Andiamo a trovare la merda di un vecchio. Twitch, non querelarci. Dai, signor di Twitch, noi stiamo scherzando, i vecchi cagano come tutti gli umani. Se non la smetti di spammare sto cazzo di moto, te lo giuro che il cazzo di filo prima o poi. Ok. Ma aspetta, ma qualcuno mi ha invaso? Chi mi ha invaso? Oh no, mi ha invaso un giocatore. No, un altro problematico. Vado a combattere. Ma non ne ho voglia. E quello è il verso che fai quando ti picchio. Boh, dai, dovrebbe essere il tuo stesso livello conoscendo Dark Souls. No, ma lui... Da quello che dicono. Ah. Madonna. È da un po' che non ci gioco, però sono comunque agile con la orme. Per solo. Molto più male di te. No, ragazzi, ma... No, ma fa molto più da me. È un gioco inventato da un giapponese, ma ti fa diventare albanese. Cazzo, ce ne vuole, perché è un gioco... È un gioco che creato da un giapponese che ti fa bestemmiare come un albanese. Sì, ci vuole. Adesso arriva Sigurd. Questo non è più un giocatore contro giocatore. Questo è un giocatore contro giocatore contro boh. Ecco quello Sigurd. Ah sì, con la Gigio che... Con la lama. Che bello. Non lo sai che non mi sa che, no, che non è un giocatore, eh? Mi sa che è un... No, io... Lo sai che... Come si chiama? No, mi sa che è un bot. Mi sa che è un bot. Si sta comportando come un bot. Dipende, Fede. Dipende.
Cioè, scusa, dove che le... dipende da, da dove l'hai incontrato e da come si chiama. Appena detto, mi ha dato tre scene volate in faccia. Holdrick il cavaliere sacro. Non penso che un giocatore si chiami con un nome. Cioè, con un nome così lungo. No, no. Fede, hai visto la foto che ti ho mandato? No! Sto giocando Dark Souls. Posso come faccio a mandarla su Discord? Posso farlo? Sì. Però io non ho Discord sul telefono. Aspetta. One second. Forse riesco a fare una... No, ho sbagliato tutto. Sbagliato tutto. Sbagliato tutto e nella mia vita inutile. Dentro da WhatsApp col computer potrei inviare. Aia, 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 aia! Morto di merda! Morto di merda! Salvo pure l'immagine, scrivo creatura. Oh, che... come faccio a farmi ammazzare da un cane? Da un cane di ghiaccio, dai! Dai, 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 dai! Ah, oh, eccolo, come si fa! Da Vord, okay. Da Vord mi rifiuto di farmi ammazzare, guarda. Come? Perché non me la trappa? No. Oh, ma come? Io l'ho appena salvato. Esatto, è qui. No, non, dire, non me lo dire, non me lo dire, non me lo dire. Io sto morendo per un cane di merda. Di ghiaccio, poi. L'elemento che mi fa più cagare in assoluto. Oh, porca troia. Perché non me lo trovo? Ah, ma quel tempone mi cura. LOL. Ma la sua magia cura anche me. Non lo puoi dire, Riccardo. Vado al bar. Buono. Scusate, sì, è un, sì, Zama, è un'evocazione del gioco. Ordino un bel maroc. Ordino un bel marocchino. Cioè, scusa, io ce l'ho salvato in immagini adesso. Come cazzo fa a non trovarmelo? Ah, eccolo! Tarà, tarà. Cacchio, no, cacchio, è brutto giocare contro un altro. Vedi chi guarda la creatura. Sì, io l'ho già visto. Minchia, lo però. Non riguardare. Ah, ma io ce l'ho già il ramo bianco. Ma cazzo faccio ad averlo già? Giovane ramo bianco. Ma che cazzo ce l'ho già io? Riguardati questa tu invece. Così non lo batterò mai, ragazzi. Così non lo batterò mai. In realtà eravamo nudi. Oh, ho evocato un fantasma. Vediamo se riusciamo a pudlizzarlo. Non devi dirlo, stronzo, così perdiamo credibilità. Non voglio essere un... Cosa vedo? Qualcuno tu mi sei spiega. Già un... no, allora, ho evocato Warluigi, ragazzi. Ho evocato Warluigi. È la nostra infanzia di merda che è riassunta nella... nella perdita della dignità. Molte persone in una foto sola. Cos'è, ragazzi, ho evocato Warluigi. Lizzami, Warluigi, Tan. Sì, Guerrieri del Sole Uniti. Power Rangers. Sì, ok, basta. Ok. Quello che proprio 5 minuti fa stava giocando a Smash Bros. Proprio adesso Warluigi, a caso. Ma non sto scherzando. Ho evocato uno che si chiama Warluigi. Guardalo! Si chiama Warluigi, ma è in giro con la picca! Questo gioco è magico! Questo è il mio gioco preferito! Questo gioco è Magikarp. Hai ragione. Magikarp. Oh shit. Vai, tanto qua ora il gigante ci aiuta. Oh, fra, quando mi hai tagliato i capelli! Ma basta, inviare le tue foto. Lo sto inviando. Sì, ma non inviarla. Ah, merda.
No. No, mi sa che Lucicatana per ora è molto più forte, finché non trovo un'altra cosa con cui... Ti ricordo, Eiki, ti ricordo che sabato, facciamo la mia sessione. Certo che non riesci a vincere senza evocazioni. Allora, Zama, zitto, avrei vinto comunque, era per evocare Warluigi. No, perché la scheda se lo hai schifo. Zama è entrato. Bro... Brotti, entra in chiamata. Ok, stammi vicino. Allora, questo non ha... Eccolo qua! Madonna, ecco qua. Ma quanti anni avevamo? Andiamo. Due. Vicky, ce li avete ancora 2 anni. Ma sei zitto, va? Dice che sta finendo di studiare. Oh no. Ma perché questo qui ha già tutta l'armatura? Ma questi qui sono di un livello anche superiore. Raga, come va quella NN? A Paola piacciono i perdenti. Io ho già perso da... dal 1 novembre. Vabbè. No! Anche da me più o meno. Com'è possibile? Com'è possibile? No, ero con lo scudo. Vabbè. Dark Souls. Comunque, Ricky. Vabbè. Alla fine, il regalo che ho fatto a Greta l'ho cambiato perché con questa situazione non si poteva fare. Ancora? Senti, hai rotto il cazzo! E praticamente è venuta qua ieri sera, ci siamo visti, gliel'ho dato. E io gli ho regalato... non so se avevo già parlato. Ah sì, te l'avevo parlato della stella. Sì. Sì, ecco, ho regalato quella più una extra che era una collanina d'argento che era insieme al pacchetto e costava meno che comprarsi con l'argento. E dato che in teoria dovevamo vederci venerdì, ma con la situazione non si poteva, allora ho impacchettato Infetto e Furia. È venuto uno schifo. E praticamente nel biglietto ho scritto l'importante è il contenuto. Ma quei due non stanno dando attenzione alla live, carissimo. Ma chi? Chi è che Zama. Ma io e Ricky stiamo giocando ad Dark Souls. Ma non. Vi ha scritto una cosa. Non ho 4 occhi, sfortunatamente. Ok. Oh, ho ammazzato il ciccione con... Si sale di livello, tra, ragazzi. Virgolette e macete. Io... Dai, ci provo. La batto adesso la danzatrice, ci provo. La Rommy... Sì, vabbè, col personaggio principale, sì. Se fosse il primo viaggio come me, sarebbe un... O come me. Ma guarda, io offline ce l'ho quasi fatta. Mi ha ucciso all'ultimo perché mi ha preso. Che bello che lancia gli ombrelloni contro gli altri e non contro di me. Che bello. Il messaggio is going to arrivare. Is going to arrivare. English, quella I. In English. Andiamo un po'. Don't cry, boys. Porco zio! Vaffanculo! Ok. Aspetta, quanto manca per avanzare? Ah! Glisk! Perché in italiano in teoria si scrive SC, Ash. È in inglisk. You are so good in English. Aspetta, qui devo fare il sottino. Di a Riccardo che deve soffrire per la danzatrice, se lo merita. Sì, Zama, hai ragione. Ma che cazzo vuoi? Che tanta differenza tua, Zama, l'ho battuta al primo tentativo. Avevamo entrambi... No, tu avevi il cavaliere, io avevo il guerriero. Porco schifo, mi è morta! Però tu hai avuto difficoltà con Altic. Sì, guarda quello... Ma come fa... Vabbè, lasciamo stare. Senti, stai zitto che col suo arco di merda che mi spara le frecce all'ultimo... Ma chi? Allora, ho detto sinceramente, il boss che ho... Ah! Adesso, ragazzi, avremo la boss fight più simpatica
non inutile e la più simpatica dell'universo. Andremo contro a un albero con delle con dei testicoli che girano. Guarda, Fede, tra poco lo sto, tra poco lo batto anch'io, eh. Ma lo sai che è l'unico boss che non ho mai battuto al primo tentativo? La madonna, cioè... io ho battuto Midir al primo. Sì? No, raga, aspettatemi. Midir al primo tentativo, sì, ma... giuro su Dio che l'albero mi ha sempre dato problemi perché è gigante, è troppo grosso. Ma che cazzo vuol dire? Sì. Ah, allora, scusa. State parlando in troppe. Vabbè, allora, quello non vale. Ma quello fa schifo. Tu basta che prendi la spada giusta e l'hai ucciso. Fede. Come gioca le labbra. Certo. Fede. Che cazzo vuoi? Il pellegrino di merda, quello che ti dà livelli gratuiti. Come minchia si fa a tenere in vita? Come muore sempre. Ma devi seguire delle procedure. Dopo 5 livelli, dopo 5 livelli che ti dà muore. No, brutti scemi, cani di merda nel gioco, ovviamente. Allora me lo stavano ammazzando, io mi sono rifatto tutto il viaggio per puntare a questo coso di merda. Stavano ammazzando il pellegrino. Sì, madonna, se lo stavano sbranando. Oddio, santo, grazie. Apriamo questa porta, così poi sono direttamente a Don Bosco. Mi ha preso però i testicoli. Palle, si dice. Si dice uova che non sono uova. Uova genitali. Comunque il boss che io odio di più in assoluto è Gundyr il campione. Chi? Midir il campione, eh? Gundyr il campione. Che schifo. Gundyr, che cazzo è Midir? Gundyr! Sono un pro master in Infatti Gundyr fa schifo, cretino. Disse quello che non riesce a vincere il primo tentativo con Don Bosco. Scusami. È il boss più semplice di Dark Souls. No, il boss più semplice della saga di Dark Souls è il demone della cupidigia. Intendo 3, Dark Souls 3. Ah, di Dark Souls 3, no, ce ne sono di molto più scarsi di lui. Sì. Vabbè, i diaconi forse. Sì. Basta. No, fidati. Che bei ricordi quando al primo al primo viaggio ho fatto 50 tentativi con Re senza nome, senza neanche togliergli un sesto di vita. E poi al secondo viaggio ho fatto Re senza nome e anime edizioni uno dopo l'altro al primo tentativo. Sì, è normale, Andrea, tutti lo fa. Bravo, ti credi forte. Vero? Tutti i volte in quello ti sei sentito che io almeno ho stato solo con lui. E con nome. No, con Sullivan neanche tanto. Più che altro con la coppia di Sullivan. Mi fa veramente sul cazzo. Adesso ho un posto. Ragazzi, se va avanti così, Don Bosco lo finisco al primo. Al primo. In realtà non si chiama Don Bosco. Io lo chiamo Don Bosco, e allora? Anch'io lo chiamo Don Bosco. Però non lo chiamo. Beh, se al posto di questi contadini ci fossero bambini. No! Ah no, Gran Bosco, ecco, non Don Bosco. Vabbè, Don Bosco, vabbè. Vabbè, Don Bosco è meglio. Gli diamo non so che di musico. No, il bot ci ha abbandonati. Richiamalo. Che schifo. Ora sta affrontando il bot. Come cazzo fa a essere già così vicino? Non mi ha preso. Bello, Don Bosco. Dai. Sono morto senza neanche fare un cazzo. Io stavo cazzeggiando tra la questo qua era dietro di me. E tra la e va a cangolà. Oh shit. Ah, ecco il boss. No, grazie a Dio Don Bosco mi ha colpito per sbaglio con
Sì, Don Bosco. Sono stupido! Di Don Bosco, sì. Don Bosco. Buono! Un prete. Un pretalbero. Un pretalbero. Pretalbero. No! Pretalbero! La mitica pretalbero. Pretalbero. Ora Petralbero. Spam F. Spam F in chat per Petralbero. Dove cazzo è la mano? Merda, ho sbagliato tutto. Ok, adesso che si è risvegliato mi allontano. Allora, se non sbaglio, adesso la che... la vacuità che ottiene Andrea, l'ho battuto il primo. Bravo. Bravo. Fede, la vacuità si ottiene morendo, giusto? No, la vacuità si ottiene con quella con una determinata cosa. No, ci siamo dimenticati della sua quest, merda. Merda, sì, anche morendo, okay. Merda, ma io mi sono dimenticato della sua quest, ragazzi. No. Si deve fare per forza. Madonna. Scappa, coglione. Si ottiene solamente. Si può fare la sua quest solamente qua. Prima di Don Bosco. Okay. Merda, mi sono dimenticato. Ok, ta. Ok, adesso c'è solo Don Bosco. Ok. Allora, Don Bosco l'abbiamo battuto. Allora, si va subito. Ma quando che raggio? Aia, ma c'è un altro contadino del cazzo. Se muori dito, Andrea. Guarda che potrei davvero. No, questo è mio. Sono morto. Oh, ma figa, ma... Bra! Niente, io sto usando una classe che non ho mai usato. Ah, no, scusa, è vero. Io so giocare, quindi ogni classe diventa fattibile. Ma se non sei discriminato. Ma che... Quindi, ma dai! Ma il discriminato! Andrea, se non sei... Il discriminato è la classe più forte di tutte, quella più rotta in culo di tutti. Come fai a perdere col discriminato? Sì, è la più forte di tutte. È la più... Tutti! Ma sei fatto di livello 1. Sì, ma hai tutti al 10. E hai costi diminuiti. Hai più probabilità di trovare oggetti. Hai di tutto col discriminato, Andrea. Non si può perdere col discriminato. Che cazzo di... Andrea, sei veramente 10.000 volte più facile con cavaliere che col discriminato. Vabbè, il cavaliere sì. Vabbè, ma il discriminato puoi fare di tutto col discriminato. Non venirmi a raccontare storie, eh. Oh, l'occhio del sacerdote. Buono. Preso. Per una volta ha ragione Fede. Vedi Zama? Zama mi dà ragione. Zama, che cazzo vuoi? Che anche tu lo sai che questo qui non è un personaggio, ma è una creatura. Ma che cazzo vuol dire? Vuol dire che da quando vuol dire che dovete fare ancora un anno di vuol dire che dovete fare ancora un anno di Jotco per capire bene che cazzo l'inculata è sto gioco. Questo vuol dire che i boss dovrebbero morire solo al guardare il mio personaggio. Da quanto cazzo è brutto. La bruttezza sono. Ok. Bene, io devo continuare a farmi ammazzare in sintesi. Ai, mi ha shottato. Non so se ho alzato. Non ho mai trovato Don Bosco così difficile. Ma anche perché sono di livello scarsissimo. Vabbè, dai. Vabbè, allora. Lui ora sta piangendo per Loretta. La sua amata che ha perso per sempre. Ragazzi, io ringrazio tutti quelli che sono in live e che mi stanno supportando. Ricordo a tutti quelli che mi stanno guardando che se sono followati o non sono followati possono lasciare il follow, ma se siete followati e volete diventare VIP potete portare 5 amici in live, fargli lasciare il follow e vincete il VIP. Allora... Adesso noi torniamo. No, cazzo dico che torniamo, ragazzi. Mi stavo dimenticando della cosa più importante.
se noi entriamo qua e facciamo su vendi oggetti, no, se facciamo offri cenere, diamo le ceneri del becchino, e le ceneri del becchino, ragazzi, ci danno degli oggetti speciali. Uno di... più convincente di così. Uno degli oggetti speciali, questo qui, che costa 1500. E voi mi direte, ma tu spendi 1000... Lo faccio subito, Narcos. Grazie, Narcos. Non si chiede, ma tu spendi davvero 1500 cazzi? Allora... torniamo al... scusate ragazzi, torniamo un attimo qua. Perché ho comprato una chiave? Perché tramite quella chiave ci fa sbloccare non solo un personaggio che ci può dare tantissimi miracoli per il chierico, ma in questo caso noi non siamo un chierico, ma lo facciamo comunque per completezza. Perché comunque con questa build potremmo fare un, un chierico destrezza. Non si sa mai, possiamo anche cambiare, si può fare. Allora, si può anche fare un chierico destrezza. Allora, il discorso è molto semplice. Non solo lei ci dà molti miracoli, ma il suo compagno Morn ci aiuterà nella boss fight contro l'armatura della Mazzadraghi. E essenzialmente è un enorme tank lui. Un enorme tank che è difficile da buttare giù. Se noi andiamo a destra, a parte che troviamo il Perizoma. E c'è questa statua che se noi abbiamo delle vacuità ce la annulla completamente. Se abbiamo commesso peccato lei ce la annulla. La alabarda rossa, come Andrea ci ricordava lo scorso video. E qua ci sono solamente degli scheletri che ci attaccano ad orde. E poi ci sono i cattivi. Se volete, finita questa run, se volete vi posso portare Dark Souls 1, però dovete dirmelo voi. Ok, è proprio squadra i coglioni. È troppo schematico l'1. Anche il 3 è schematicissimo, Il 3 è una grafica migliore, più fluido nel vogliamo gioco, anche Dark Souls 1, dicono in chat. Va bene ragazzi, va bene. Se a voi sta piacendo questa live, posso portare anche Dark Souls 1, non è un problema. Dark Souls 2, se mi donate... Allora, per Dark Souls 2 invece, se mi donate 8 euro per comprarlo su PC, mi fareste un favore, perché costa 8 euro su PC e non... Purtroppo, però Dark Souls 2 è quello più difficile di tutta la saga e io ho avuto sempre problemi per finirlo. Dark Souls 2 è più facile. È il più difficile di tutta la saga e tu sei una merda. No, fra, il 3 è più facile. Il 3 è il più facile di tutti. Voi non avete mai visto un Dark Souls. Comunque sia, l'1 è più difficile del 2. No, il 2 è ancora più difficile. Vabbè, raga, è più difficile Sekiro. Quello è vero, questo è vero, questo è vero. Ecco perché voglio... Merda, che io l'ho platinato! Guarda che lo sto platinando anch'io, merda. No, è più difficile fare la modalità più. Difficile fare la modalità? Aia! Io sono un coglione. Se stanno zitti ti riesco a sentire. No, ma veramente non ho capito un cazzo, ripeti? No, mi merito di giocare in piedi, cazzo. La difficoltà quando finivi il gioco, da quello che ricordo. Sì? Da quello che ricordo. Ora giocherò in ginocchio, ma mi mancano solo i ceci, ho fatto un errore della merda. Quante volte devo morire ancora per far sì che questo stronzo mi dia dei livelli gratuiti? Ah... porca di quella troia. Dai. Mi stanno già cadendo i coglioni. Dai, devo solo fare che squadre una cazzo. Una palla da bowling. Vado a riprendere la sedia che ho lanciato, scusatemi. Ma quanto è alta la musica di Don Bosco? Ok, no, una musica così per una merda simile. Ok, adesso
con la calma nel buco del culo. Facciamo Yangali! Cazzo sta facendo questo? Scrivi cazzo bellissimo. Cazzo sta facendo questo? Ma chi è? Chi? Chi sta facendo che cosa? Tu! Ma non l'hai visto? I topi. Ma non avete visto la parte dove ho lanciato la sedia sul letto? No, guardando. Ok, avete perso quella parte. Qualcuno la clippi, per la favore. La posso sempre riguardare. La posso sto sfidando un boss, come cacchio faccio a vederlo? Allora, come se non fosse successo nulla, ragazzi. Ma che cazzo faccio qua? Che forse entro stasera riesco a farmi dare 5 livelli gratuiti, magari anche uno schiaffo in culo. Ma anche una bottarella e via, Riccardo. Ah, guarda, con un vecchio di merda no, grazie. Non è vecchio, è solo un prete. Peggio. No! Non dirmi che muoio, minchia. Non sono morto. Sì, dopo che l'ho fatta. Ragazzi, questa è la terza live della giornata. Le due live di Among Us le ho già fatte. Stamattina, dove ho fatto 14 follow, no! E quella di oggi pomeriggio. Cazzo. Mi ha ripreso, però gli manca uno sputo di vita. Oh, è morto, è esploso. Sono esplosi i coglioni definitivamente. E anche a me. È molto bello sapere che ti sono esplosi i coglioni, Andrea. Sì, oh, perché almeno non è arrivata la notifica. Mi dispiace, Azama, che non ti è arrivata. Oh, c'è un tizio morto. No, anzi, io ho fatto 4 live oggi. Non LOL, ma quante live ho fatto oggi? Sono un pazzo. Vabbè, una live era di 10 minuti. Quante live fai al giorno? Teoricamente ne dovrei fare una al giorno, però io sono... Scusa, ma Queen... Scusa, nella roba di Don Bosco, nello stadio, non ti dovrebbe droppare... Cioè, non dovresti trovare il dio... Cioè, lo scudo del dio della guerra. Sì, infatti. Certo che lo trovi. È lì vicino al palò, cazzo, cerca. Non c'è. Giuro, non c'è. Vicino al palò c'è un tizio morto. E di fianco al tizio morto dovrebbe esserci il... Non c'è una sega, Fede. Allora ti sei buggato, bravo. Provo a fare un viaggio, però... Congratulations! C'è una sega. Cioè, ma l'ho appena preso io. Mirko Nebello, non è arrivata la notifica. Mirko schiva, insomma. Ma aspetta, ah no, è vero, devo andare... Ok, qua c'è un'ordata di topi di merda. Ah, occhio che sono i miei parenti. Scusami, Omar Jotaro, che maleducato, non ti ho neanche chiesto. Nome. Ah, perfetto, dovevi immaginarmelo. Sei con me. E certo, te come cazzo ti devono chiamare? Zanar Cavalon. Certo. Oh, hai 380 diamantazzi? Bene. Non diamantozzi, diamantazzi. Azzi. Peraltro devo cambiarli, no? Cazzi. Sì, Riccardo. Lo so che tu hai una bella fama di cazzi. Tutto quelle che piacciono a te. Ma con 1050 diamantazzi, che cos'è che fai? Compri i cazzi. Faccio 10 compri flessioni. Ecco, ragazzi, abbiamo... 10 flessioni. Ne ho 3260, boh, è normale? Se guardi Zama, se guardi la live, è normale che tu ne abbia così tanti. Più scrivi, peraltro, più partecipi alla live... più ok, allora abbiamo lei che ci dà i miracoli, ci dà l'anello che ci aumenta, e adesso parliamo con lui. Non ho mai capito Fede, io non ho mai capito che cazzo servono i diamantazzi. Se tu schiacci l'icona dei diamantazzi, mi fai fare delle cose, tipo mi fai bere un bicchiere d'acqua, mi fai fare 10 flessioni. Che cazzo stai dicendo, scusa? Sì. Ho sentito un plink. Paolo 1234, grazie per il follow. Per un bicchiere d'acqua. Sì, perché ho finito
Io ne ho 3510. Allora ragazzi, non spammateli, potrei piangere. Adesso devo fare le flessioni, scusate. Vai Fede, fanne 20. 20 di fila. Vai, 20 di fila. Scusate, qualcuno doveva pur dirlo prima o poi. Buono, ho fatto le 10 flessioni. Ne devo fare altre 10. Fantastico, grazie mille. Aspetta un attimo. 20. Facciamo così, ne facciamo altre 10. Certo, io ho pagato, eh. Il petrolio. Ah, come Dio. Deve andare a comprare. Ok. E adesso torniamo su Dark Souls. Cari bambini cattivi. Diamantati, scemo, con i cazzi. Allora, ragazzi, sono... allora fate. Ma aspetta, non mi ricordo. Qua c'era. Ah sì, c'è il tipo. Vediamo se riesco a fare il solito trucchetto. Ehi, scemo in culo, vieni. Ah sì, è venuto. Ah, sembra l'inizio di un po'. Esatto. Chi è che è venuto? Scusa. Non mi hai inseguito? Non mi hai inseguito, no. No, non mi hai inseguito, no. Ti ho inseguito. Gli evangelisti si potrebbero classificare come preti. No, non lo so. Ma perché non mi ha seguito sto animale? Mi deve seguire. Fondiamo un'arma. Ah, non ho gemme. Ah, che bello. Ah, oh, fatto l'arena. Rinforziamola almeno. Mi segue? Dai che mi segui, che ti bughi. Infatti. Perché me. Ok. Sai Fede perché non muore? Sai perché Fede morivo? Perché? Non posso saperlo. Perché non ho armatura, non ho un cazzo, ho solo la parte sopra che è fastidissimo. Ho tutto equipaggiato base perché non riesco a trovare gemme. Grazie Mirko per aver condiviso la live, grazie mille. Poi Mirko, grande che muoio. Voi non avete visto come ho battuto un nemico tanto. No! No, cosa devo fare adesso? Grazie Narcos. Devi suicidarti, merda. No, non ce l'ho, io gioco a secchi. Che? Va bene, dai, tanto non può andare peggio di così. Stiamo giocando a Dark Souls, no, giochiamo a Sekiro. Sì, guarda, preferisco giocare a Sekiro che giocare a quella merda, cioè sfidare quella merda di spadocchino. Sì, dopo 20 minuti, dopo 20 flessioni, la notte. Mal di testa. La caduta sulle scale. Allora ho fatto 20 flessioni. Sono caduto dalle scale. Ho mal di testa. Mi è venuta la febbre perché sono andato sull'altalena a maniche corte. Ah, COVID. Io sono chiuso in casa da 2 settimane, ragazzi. Se è COVID. Ho preso il COVID. Ho preso il COVID 30. Anzi, sai come dico, giocherò che te io, perché non c'ho voglia di cambiare Cisco. Sei veramente una piaga del culo. Cazzo vuoi? Stai parlando con uno che ha quasi 500 ore su Rocket League. Pensi che non, che uno riempie nemmeno faccia qualcosa. Ma Andrea, tu sei malato? È morto! Ah, ma c'è la tipa! È morto! Ah, ma c'è la tipa. Non è una tipa, è un tipo. Se stai combattendo contro i due principi. È un tipo travestito. Ma Giulia, Riccio, no, ascolta qui. Oggi ti ho scoperto. Domani forse faccio la sub. Che vantaggio otterrò?
Bro, potrai in Discord, potrai entrare nel canale per i sub, potrai girare per il canale Discord. Poi potrai girare per il canale Discord indisturbato e hai la mia emoticon di Jerry Scotti. A 15 sub, a 15 sub e siamo a una per ora. A 15 sub sblocco la seconda emoticon che è Wakanda Knuckles. Ti vuole giocare con me su Rocket League? E poi Mirko, se mi fai una sub, mi essenzialmente mi aiuti a mangiare. E mi aiuti a comprare il green screen e le altre cose. Un po' samaritano che gioco come la Rocket League. Ma tu ti gioca sto gioco di me. Dai, perché? Io, ma quanto conosco! Scemo. È vero, ma non provo. Ti spingo giù, ti spingo giù. Sai quali? Le prove sono che tu prendi sempre palo, ecco quali sono le prove. Sì, wow, che belle prove, non le hai, scemo. Se vuoi, ho i replay. Salvati. Una partita dove sì, ragazzi, Jerry Scotti ha i piedi sudati. Vorresti un computer nuovo? Narcos, io devo cambiare scheda video e poi devo comprare la stampante 3D. Devo sentito? Hai sentito? Oh no, ho sbagliato. No. Qua c'è la fantastica Mildred. No, ho scorreggiato. Ah. Oh, che figa! Mi ha dato una carrozzeria nuova. Non ce l'avevo, sta. Oh! Aspetta, c'è un torneo aperto. Ci partecipo. Da un po' che non faccio un torneo. Adesso mi dice che è il completo, sicuro al 100%. Ciao Mildred. Ok, signori, ho il tomo. Ho il tomo. Mildred? No, Mildred! No, Mildred! Brava, Mildred! Ti amo, Mildred! Quanto cazzo ci mette a caricare? Porca puttana. 3 Rise of Spoon. Bisognava, era una questione di principio. Forse riesco a sistemare per no! No! Non è possibile! Riporta. Oh. Rise of the Sun. Attenzione, come cazzo ti fa a dirlo bene? Era così difficile che qualcuno lo facesse. Mi sono fatto male all'unghia. Vaffanculo. Cazzo, l'ho quello. Ma non avete visto la mia sfuriata, scusatemi, che ho appena avuto. Oh, che va bene Mirko, bravo che hai registrato. Bravo che hai registrato la mia sfuriata. Che hai fatto? Perché hai fatto la ho iniziato a fare ora in aria. Ah, wow. No, ho ribaltato anche una sedia perché sono morto. Quello è il mio che ritardi 3 secondi. Ora. Ed è quello il minimo, cazzo. Sì, sì, adesso vado a dormire. Sì. Ma come si va a dormire? Cazzo, c'è didattica a distanza pure, quindi si va a dormire alle 11:10. Dante. Ragazzi, tutti quelli che non hanno ancora lasciato il follow, li invito a lasciare il follow. E vi ricordo che se volete giocare con me a Dark Souls, lo potete fare. Basta metterci d'accordo, fate punto esclamativo Discord e entrate nel canale Discord. Prima di andare a letto, consuetudine, ci si spara un bel secondo. No, non si dice. Ah, ma Mildred mi lancia la merda addosso, questo non lo sapevo. Ma è un fabbisogno umano, perché non si può dire? Perché non lo puoi dire. Le cose di... S staccato S...
non vanno bene. No, non vanno bene. Non si può dire neanche... Oh! Andrea, quel fan tossico medio di Jojo che spamma gli ora in chat. No, no, Andrea non è tossico, non voglio neanche conoscere Jojo, perché sono delle persone cattive. Io sono tutto che non tossico. Andrea, sentirvi parlare di Dark Souls è tossico per la mia esistenza. Disse quello che perde con Don Bosco che fuma il sigaro. Andrea, l'ho appena battuto la prima botte e tu sei morto. Io mi farei qualche domanda, Andrea. Io però ero di livello 20 e senza un cazzo. Tu io avevo un livello 20, ladro che è ancora peggio. Andrea, se tu perdi col discriminato sei stupido. A finire che sono stupido ci arrivo anch'io, eh. E allora perché mi vieni contro? Associati a quello che dico. Che non sono tossico. No, perché io non sono un tossico. Bene. Non tutto che non tossico. Puoi dirmi che sono una cosa che non si può dire adesso, però. Una puttana, quello si può dire. Aspetta un attimo. Aspetta. Scrivi questo messaggio e lo dovrai mettere in ogni live in alto a sinistra. Mirko Piccolino ama Jerry Scottino, vuole sotto la puzza del suo nome Piedino. No, Mirko, non lo scrivo. Perché mi bannano se lo scrivo. L'ho anche evidenziato. Muda. Bravo Mirko, che non conosce Jojo. Dai, fatti i seri, niente spam, prego. Dimostrate di avere un po' di buon senso. Dai, ragazzi. Ma chi è questo Zama? Sì, questo è Zama. Io devo studiare, non posso collegarmi su Discord. E poi si lamenta di Jojo su Twitch. Ma vaffanculo. Perché lui ascolta la live di sottofondo. No, perché questo qua è studiare per lui. Mentre che ha fatto uno su studiare, ha fatto un fumble critico. Ciao, buonanotte carissimo, buonanotte, grazie di essere passato. Si sono attivati tutti, ho fatto una cazzata enorme. Non è una novità. Oh no. Come dice Alastor. Oh no. Uno è andato. Hai visto l'ultimo episodio di Luxastra? No, infatti me lo sparo. Cazzo. Me lo sparo stasera. Bellissimo. Troppi. Non è divertente come... quello come 9 che c'è la rissa, però fa ridere anche. Sia serio che divertente. Oh god, ah, mio. Che palle. Oh god, amore mio. Piadina. Sì, ragazzi, si può smadonnare. Lei, Dea, per noi, Piadina. Mio Dio, questa zona non la sopporto per loro che vanno... Eccomi, sono andato un bosco! Finalmente, dai! Ora sei andato da un bosco. Sì, perché ho fatto la quest... Grazie a Dio, ragazzi, che abbiamo ottenuto l'anello che ogni colpo, ogni ripercussione di colpo ci cura. Come si chiamava l'anello? È quello che ottieni con l'anima di Bort. Non credo, non ha letto, ora ti denuncio. È quello dell'occhio del sacerdote? Eh sì, l'occhio del sacerdote. Destro. Sì. Bravo, Andrea. Ah, Madonna, e poi tu dici che sono un nabbo. Ma guarda te. Sono un ladro senza vita. Tu hai molta più vita di me, Andrea. Io ho vita 12. Anch'io. Allora. Ma a me piace vincere. Complimenti, hai vinto allora. No, e poi dal momento che sto facendo un mezzo caster e qualcosa, non ci sono anelli perché non dovrei utilizzarlo. Vuoi smadonnare, vai su Discord e fate una sub pubblici. Non ho capito, Narcos. Giuro, non ho capito. Pubblica, non pubblica. Ah, ecco. Narcos trafficante.
Yatatata. No. No. Sua suocera, madonna. Ah, esplode. Ricky. Un attimo. Ricky. Ti sto facendo pubblicità. Grazie, Narcos. Grazie mille. Ah. Apprezzo, grazie mille. Allora, Mildred l'abbiamo già uccisa, vero? Sì, l'abbiamo già uccisa. Che cazzo vuoi? Ah, rimane solo lui. Dai, ti prego. Ah, fra, devo continuare qua. Dai. Cazzo. Comunque su Genshin Impact io ho raggiunto il rango 16, eh. Io no. È vero che io con questo non posso fare i parry. Ecco perché prima non sono riuscito a fare i parry. Con questo scudo non si può. Addi, devo andare, mo. Ciao Mirko, Mircone bello. Grazie mille di essere passato. Buonanotte. Buonanotte, carissimo, buonanotte. Che ore sono, peraltro? Mio Dio, sono già quasi le 23. Grazie, raga, io ho battuto Don Bosco, dove devo andare? Devi battere il... Devi fare quello che dovevo fare io, che poi ho abbandonato, ovvero sfidare lo spadaccino di ghiaccio. Ma dove devo andare? Devi andare al... dove c'è il cazzo di demone, presente? Devi andare al falò della rupe. Domani ho video lezione. Anch'io domani ho video lezione, caro. Ciao. Non ce l'hai? No. Come cazzo sei arrivato a Don Bosco, scusa? Boh. Dal ponte pericolante. Ponte? Allora devi prendere il falò. È una cazzata. È presente dove ti butti giù, dove ti lancio le bombe? Dove ti butti giù dal ponte. Bam! Il tomo divino in Karimin Braille e l'anello di Morn. Così se ci vogliamo fare il chierico. Se vogliamo farci il chierico, ragazzi, possiamo. Merda, merda, vai giù. Buono. Buono. Buonissimo, ragazzi, buonissimo. Allora, cosa manca? Ah, manca lui. E poi non ce ne sono altri, vero? Stavo scherzando! Stavo scherzando! No, sono vostro amico. Vi amo. Ah, no, infatti. Fai una torta. Merda. A quanti follower sei? Sono 215 teoricamente. 315. 314. 315. Ah, e oggi ho fatto in totale 15 follower oggi. Oh, grande. Perché ho scoperto che alla mattina va tantissimo Among Us. Aspetta un attimo, sì, che... infatti, continuate a rompermi i coglioni quando ero su filosofia. Madonna. Sì. Una voce della filosofia e mi scrivete su Discord 40 messaggi. Porca puttana. Potevi creare una stanza tutta vostra. No. Potevi avere amici, ti rompono i coglioni. Figa. Infatti io ho cristonato stamattina. Avevo scritto... Aspetta, cosa te lo intendo? Ok, no, ragazzi. Abbiamo superato... E poi ho scritto... Comunque, bella raga a tutti. Ah, ragazzuoli. Siamo arrivati dalla nostra fidanzata, ragazzi. Ci starebbe... Oh, le sentinelle, la donna. Oddio, ma è un maschio se io sono una donna. È vero che cambia sesso. Ah, è vero. Adesso me lo ricordo. Oh, lui è un maschio. Perché voi avete scelto di fare la donna. Quindi, infatti, io sono una donna. E quindi lui è diventato un maschio. Oh, no.
Ah, davvero diventa maschio? Eh sì, ho appena sentito la voce, perché sennò non ci possiamo sposare, perché Dark Souls è brutto, è un gioco brutto che non sostiene i contenuti LGBT. Ah, è vero! Ma il nostro canale li sostiene! È vero. Continuate vero, così, vero. Siamo con voi ragazze e ragazzi. E quindi poi è lui che morirà al posto di... Sì. ...della tipa. Benvenuto. Club. Beh ragazzi, abbiamo farmato, senza volerlo abbiamo farmato. Allora ragazzi, le cose importanti di questa zona sono essenzialmente lo scudo ornamentario che ci fa aumentare la movibilità. No, aspetta. Una brace, una scheggia. Vabbè, a parte la brace e la scheggia, ma l'importante era quello scudo, poi un ritrovo dove c'erano altre cose carine. Aspetta un attimo. Non è importante una brace e una scheggia. Sì, ma quelle vengono per secondo. È lo scudo quello che ci serve, così non avremo uno scudo che ci protegge dai colpi 100-100, però ci farà perriare e avremo un aumento della nostra... Ok, scusa, lo scudo dell'Aquila non fa perriare. Mi sono iscritto su YouTube, grazie Narcos. Cosa, scusa? Lo scudo dell'Aquila non ha il parry? No, alla mossa. Che mossa? Mossa dell'arma. Alla mossa dell'arma. Allora, armonizzazione o tempra? Cosa facciamo arrivare? No, sono andato via al bot. No, facciamolo ritornare. Oh, muore mio. No. Facciamo 18 intelligenza. No, facciamo... Aumentiamo di 1 l'intelligenza e... Uno la te... No, aumentiamo di 2 la tempra. Facciamo una cosa molto equilibrata, wow. Ragazzi. Teoricamente, di solito non si fa, ma abbiamo bisogno di... Abbiamo bisogno di più attacchi. Non vuole chiamarlo bot. Giorgio. Giorgio? Ah, è vero, Giorgio. No, mitico Giorgio. No, sarebbe un suicidio. Ah, possiamo potenziare... Buono, va bene. Allora... Possiamo comprare qualcosa da lui? Ah... Ok. Vabbè, ci compriamo la fiammata. Allora... Acquistiamo l'oggetto dell'anello. Pari mercoledì, dai il tono. Ok, va benissimo. Abbiamo preso l'anello, quindi l'anello ci permetterà di avere degli slot in più di incantesimo. Non fa schifo. È vero, nella palude c'è la pergamena per le piromanzie, per farci fare la mega palla di fuoco. No, no, ti prego. Non posso avere una squadra che è targato oro. Dai, ti prego. Ma vedi, Iki? Cioè... Fiamma! I'm Iron Man! Vedi, Iki? Io? Sarei già campione se non avessi il compagno oro. Sarei già cazzo campione. Andrea, sembri quelli che giocano a League of Legends, caro. E certo, cazzo. Io guardo per i miei compagni. Figa. Maremma. Cioè, ma si può che io sono diamante? Ragazzi. Diamante. Dai ragazzi, ora siamo... Ah, scusami un attimo. Ragazzi, se mi portate altre 5 persone siamo a 320, se mi portate 5... Portate le persone a piede. Dio! Maronna, Carmen. No, non mi ricordo. Ah, è vero, qua c'è da sconfiggere il mago, ma... Figa! Sono dei coglioni, devo dire una parola che non posso dire. Ok. Però posso dire Finocchi. Yes. Può dire. Non che si può dire Fede? Aspetta. Non devo dire niente in realtà. Quindi è come se fosse la nostra lingua. Ah no, qua c'è anche un frammento di... c'è un frammento d'Estus nascosto anche. Tra l'altro... Vedi? E dove... ma il frammento d'Estus mica è dove c'è il tizio sotto il ponte. Il ponticello di pietra. Ma sì, non è un problema. Ricky, sai cosa ho trovato su Spotify?
La sigla di Gran Blu. Va bene, Knuckles Shadow, se lo fai, grazie. È sempre un modo per crescere. Che bello, Gran Blu. Cazzo, ragazzi, se entro questo mese arriviamo ai 400, facciamo lo speciale, eh? Beh, dai, avete un mese. Ma sì, ma in un mese se continuiamo così a trovare... Se continuo così a trovare persone così simpatiche, simpatiche e divertenti... E soprattutto dislessico come te. Io non sono dislessico, sono ADHD. Merda, merda. Io ho tutto, Andrea, con la ADHD. Qua abbiamo tutte le certificazioni, tranne Zama. È l'unica persona normale. Bra. Povero. Mi spiace per lui. Ma dov'è il cane di merda che doveva venire qua a uccidermi? Il gioco, ovviamente. Nel gioco, ovviamente. Nel gioco. È morto in qualche modo? Non l'ho ucciso io. Nel gioco, ovviamente. Si chiama. Vabbè, è andato a salutare i miei cani seppelliti in giardino. Oh, raga, ma Andre mi serve? Oh. Chi? Ah. Chi ti serve? Andre. E Andre è il tuo cazzo di... Aspetta, non ho capito, scusami. Chi... Descrivi, scusa. È vero, Shadow, tu puoi scrivere tramite il bot, grande. Ma perché, scusa, non può disattivare l'audio? No, da quanto abbiamo capito non può parlare, può scrivere però. Vabbè. Vabbè, usare Giorgio è meglio che parlare. Esatto, è fantastico usare Giorgio. Mitico Giorgio. Ovviamente io e Ricky l'abbiamo scoperto grazie a Tafuro, perché è solo Tafuro che usarlo. Esatto. Ah, ma io non ho dato ancora... Vabbè, adesso sediamoci perché non ho ripieghi per il veleno. Mamma mia. Dai, Knuckles Shadow, comunque se vuoi effettuare... Allora, cosa facciamo? Qua c'è il cane che ci attacca. Qua c'è il cane che ci attacca. Va bene. Allora, qua c'è anche il professore di magia che più intelligenza abbiamo, più cose ci dà. Va benissimo. Non ci lamentiamo. Non lo so, ragazzi, come comportarmi ora. Vedrò. Vabbè, dai, questo però... dovrebbe essere già la scheggia d'Estus, sì. Però. No, però non sta andando male. No, non sta andando. Sono targati oro, non giocano da oro. Non giocano da diamante, però non giocano da oro. Quindi riesco a tenerli un po' a bada. Che bello fare da mamma. Oh, Andrea. Come ogni volta che si gioca la Tetris con Ricky, eh. Merda. Cazzo, è vero, se io non sono in porta, cioè, che cazzo ne para? Van Basten. Van Basten. Vaffanculen. Merda! Questa è una domanda importante. Non posso. Non puoi, vaffanculo allora. Aspetta un attimo, dammi 30 secondi, per favore. 1, 2, 3. Ok, potete chiedere. Ricky è... Ma per una futura run, cosa ti consigli da tra piromante e stregone puro? Piromante, lo stregone fa schifo. Sì, Ricky, cosa avresti voluto chiedermi? Riccardo? E quando vuoi portare Dungeon? Canale. Ah, sul canale Twitch? Ragazzi, se mi aiutate con cineprese e altre cose... Quando finiamo il capitolo 1? Il problema è che adesso sa che dovremmo farlo... Fra molto tempo. Farlo, lo facciamo in smart working. Porca troia.
Certo, magari è meno coinvolgente, ma è sempre meglio di nulla. Tanto poi dovremmo per forza essere collegati comunque a Discord. Ma per la di Twitch cosa fa una condivisione a schermo che si vede a ritardo? Ma quello, ragazzi, non c'è una condivisione a schermo, schermo a ritardo, non vi preoccupate su queste cose. Anello del saggio che aumenta i danni delle magie in generale o delle stregonerie? Di incantesimi in generale, però dal momento che sono piromanzie non c'entra un cazzo con me. Fantastico. Allora, qua c'è il saggio di cristallo e lo andiamo a killare così meglio. Però prima del saggio di cristallo, ragazzi, c'è da fare altro. Ergo, prendere lo scudo che ci serve. Il tomo. L'armatura. L'armatura che piace a me. Buono, l'armatura che piace a me. Granchi di merda. Trovato. Ok. Ci manca lo scudo, che è di qui. Ok. Dov'è lo scudo? Merda, era qua lo scudo, dov'è? Eccolo! Non è lo scudo! Non è lo scudo! Sto cagando lì. Ah, fangulo, assorreta. Ah, aia, che merda. Fede? Eh? Ma le chiamate via Discord, quelle fatte però faccia a faccia, si possono registrare? Cioè, nel senso, si possono... Certo, se hai OBS, sì. Dico, si possono mandare in live. Sì. È così che fanno Luxastra. Perfetto, allora a posto. Siamo come loro, siamo a posto. Ottimo. No, dov'è lo scudo? Non lo trovo. No, ragazzi, un attimo. Fede, potresti proporre... Oh mio Dio, qualcuno ha fatto qualcosa. Adesso lo vedo dal secondo schermo. Un attimo, ragazzi, che sto Eccolo! Via, cazzo duro contro il muro. Via. Un attimo, ragazzi. Merda. Chi è? Cos'è? Non ho visto. Sono Narcos. Ha messo gli aculei. Grazie per il follow, carissimo. Grazie mille per il follow. Vaffanculo, sorta. Grazie mille per il follow, carissimo. Grazie mille. Uff, Buttamelo. Butto. Va bene, ma stai calmo. Bene, ragazzi, allora abbiamo lo scudo che ci serve. Abbiamo il nuovo libro delle piromanze. Abbiamo le anime per comprare la nuova magia. Sì, la nuova magia, la nuova piromanza. Possiamo esplorare l'ultimo pezzo per poi andare dal saggio di cristallo. Dai, almeno per fine live voglio andare dal saggio di cristallo. No, non devo andare da lei. Guarda che... Come facciamo a cambio? Eccolo qua, lo scudo ondulato. È più leggero e ci aumenta il recupero della stanima, della stamina. Anima. Stamina è fanculo, va. Io la mia dislessia. Impara piromanzie. Oh no. Sì, ma che cazzo dico? È qui. Sono stupido a non vederla. Buono, buonissimo. Merda, sono merda, sono merda. Madonna. Viaggia. Togliela. Dai, andiamo. Ce la possiamo fare, ragazzi. Ce la siamo carichi, siamo prontissimi. Speriamo di battere il saggio. Perché il saggio di cristallo... Se siamo piromanti, da problemi. Aia, mi fa male il naso, non so perché. Sta dando problemi a me e sono di livello 170. No, ormai 180. A chi viaggio? Al massimo... Beh...
sì, è abbastanza imbarazzante. No, sbagliatissimo. Buonissimo. No, non ho aumentato gli usi dell'Estus. Vabbè, fa niente, ragazzi. Vai, vai. No. No. Non mi fotti. Non mi fotti. Scemo di guerra. Ok. Qua c'è il bastone dell'eretico. Buonissimo, buonissimo. Zam, ho capito come streamare. Ragazzi, se volete streamare, non è un problema. Vi spiego io come fare con OBS. Perché, vabbè, Tafuro mi ha insegnato un po' di cose. Non sono bravo, non sono ancora bravo come lui. Però sono, molte cose le ho imparate. Allora, qua c'è la cosa della pietra semplice per quelli che vogliono scalare le armi su magia. Perché no? Madonna. No, invece era la gemma di cristallo. Ho cannato molto oggetto. Molto brutto, molto brutto, molto brutto. No, niente, mi sa che non lo sconfiggiamo oggi, però... Ma sono un coglione! Andrea, lo sappiamo. Guarda che tu sei un coglione. No. Qua sto prendendo tanto di quel danno. Tanti di quelle sberle. Tac. Tac. Dai, aia, che merda, ma che male. No, sto prendendo tante sberle. Bye bye tisellone. Assorbi le macchie, mani. Dai, dai, un colpo. Merda. Muori, muori, stronzo, muori. Sì, assorbi le macchie. Ah, sono i quarti di finale. Oh mio Dio. Basta, io ho battuto il saggio di cristallo per stasera, mi fermo. Grazie. Ora devo sbloccare Carla. E poi ho finito. Se muoio così mi incazzo. Se muoio così mi incazzo. Scusate ragazzi, un attimo, poi guardo chi ha lasciato il follow. Lo guardo ora. Un attimo. Son Narcos 2. Nome veramente dilettevole. Allora. Qua portava. No, qua come portava. Aulico. Una... Aulico, sì. È biblico. Allora, qua. Facciamo prima di qui. Che portava a all'anello del sacrificio. Va bene, va bene. Un anello del sacrificio. Non fa mai male. Non fa mai male. Io vi saluto. Saluto, vado. Oh no. Oh no, su. Va bene, dai. Ciao Ricky. Ciao. Grazie mille. Ciao Ricky. Ok, se andiamo di qua, ragazzi. Abbiamo la quest con il mago. Indeed I am. Clearly so you will make me a promise that in exchange for well very on I am unkin. Bene, abbiamo sbloccato merda. Lui. Adesso torniamo di là. Che cazzo? Ok. Allora, adesso torniamo da dove siamo arrivati e facciamo l'altra. Ma questo è un bug. Che cosa ci fa lui qui? No, no. Oh no! Oh no! È un bug! Porca puttana, mi sono inculato in un bug. Stupido come il mondo.
Merda. Proprio nel bug più stupido del mondo. E questo mi raggiunge. Merda. Allora, va bene. Correndo allegramente fra le rovine del castello, cercando di non morire. Cercando di non morire fra bug o altre cagate, andiamo a trovare l'altro oggetto nascosto. L'altro oggetto nascosto dovrebbe essere qua. Merda. Mi segue ancora? No, non mi segue. Invece sì! Lo scudo del falco, che ora andremo a vedere che cos'è, ragazzi. Ok, Mirko, puoi dirlo, dillo. Non so parlare, scrivere, non so fare un cazzo. In che senso, ragazzi? Non ho capito. Non ho capito. Ragazzi, niente flaming fra di voi, eh. Un attimo, che sono un attimo in una situazione un po' critichina. Come direbbe una mammina pancina, critichina. E boom. Non ho capito che cosa è successo prima, ragazzi. Però non giuro, per favore, non se avete se, allora, se succede qualcosa allora. No, no, andiamo a aumentare gli usi d'estus, per l'amor di Dio. Quindi viaggiamo e torniamo all'altare del vincolo. Ai ai ai, ragazzi, che stanchezza. Dai, battiamo. Allora, aumentiamo gli usi d'estus, andiamo dal saggio di cristallo, battiamo il saggio di cristallo e finiamo la live. Che sono stanco anch'io mentalmente. Assegna estus. No, 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 aumenta gli usi. Sì. Ok, quindi che va bene. Con così poca vita sarà difficile, però ce la faremo. Ci proviamo. Impara più romanzie, no. Acquisto oggetto, no. In forza. Bella, sembra una barzelletta. Ok, io stacco, ci vediamo domani se fai la live. Certo, domani sono in live, carissimo. Buonanotte. Buonanotte, grazie di essere passato. No. Ma 2000 anime così, vabbè. Va bene, dai. Viaggiamo e andiamo. E sconfiggiamo anche sto stronzone qua. Madonna. Facendo di quelle troiate. Veramente. Sono stanco anch'io. Però, fino a che non perdo, continuo. Allora, facciamo così. Usiamo la brace. Usiamo la brace e rushiamo come degli animali. No, no, non mi bloccare la strada. Ok. Buono, siamo al saggio. Ok, gli facciamo danno. Adesso proviamo a vedere quanto danno fa con le piromanze. Ok, non mi dà neanche il tempo di lanciarle, va benissimo. Buono, buono. Va benissimo, non è un problema. Adesso dove andrà? Andrà di qui. Boom, hai vinto anche questo. Ora sono in semifinale. Come? Merda, sto facendo errori che non ho mai fatto. Bene.
Ok, sono alla sua metà vita e ho sprecato due fiasche veramente in un modo stupido. Ma veramente stupido, ragazzi. No, merda. Non ho fatto in tempo. Ora compaiono tutti, vero? Sì. Merda. Dai, dai, che palle sta parte. Che palle. Stavo bevendo. Che schifo, veramente che schifo sta parte con lui, che schifo. Che schifo. Ho fatto un errore veramente. Ma c'è ancora qualcuno, Andrea? Ah, sono io. Ok. Che errore stupido del principiante, che schifo. Aumentiamoci un po' la vita. Perché abbiamo veramente una bassa vita e dobbiamo peraltro trovare un modo di farmarla, le bracci, dobbiamo farmar bracci. Fatto una cagata, vero? Sì, ho fatto una cagata enorme perché ora tutti mi inseguiranno. Tipo a muzzo. Ma sei ancora con il saggio? Sì, ho sbagliato, ho cannato proprio e... Il saggio è rotto in culo. Ma no, non è rotto in culo, sono io che sono stupido e ho sbagliato. Beh, un po' anche lui rotto in culo, Vabbè, non così tanto, raga. Che palle, tanto, che palle, però... che palle, che palle. No, se ci muoio ancora per... No, Una volta in cui ti farebbe suonare il saggio. Per via dei cloni. Sì, infatti io sono morto solamente per i cloni. È perché i cloni, cioè... Non hanno un cazzo di vita, però ti fanno un male boia. Cioè, non ha un cazzo di senso. No, ma ora lui fa tutti i cristalli. Questa volta mi sta facendo le magie, quelle che rompono le balle. Ma hai capito la cosa dei cristalli, credo. Cioè, più cristalli rompi e meno copie ci saranno. Non è vero. Non l'ho mai saputo questa. Questa mi sa proprio una fame innata della Madonna. No, questa qua è una cosa che presumo io. No, non lo presumi. Non allora lo presurre. Serve a rompere i cristalli. Non serve a un cazzo. È lui che spera di colpirti. E basta, non serve a nient'altro. Perché tu basta colpirli, sono tanto scenografici, ma non... Perché se n'è andato subito? È andato in seconda fase senza... Buono. Senza arrivare a metà vita. Sì, senza arrivare a metà vita. Bello. Non mi uccidere, non mi uccidere, non mi uccidere. Saggio, non mi uccidere. Mi ha ucciso. Non si può giocare con così tanti cloni. Mi ha sempre fatto e poi non... la mia build è completamente sbagliata, questo boss, completamente sbagliata. E non so perché non si è ritirato. Avrebbe dovuto ritirarsi a quel punto lì. Ma porca Eva, non lo so, non ho proprio capito. Perché a quel punto lì io gli ho tolto un botto di vita, doveva ritirarsi e andarsene. Porca puttana. Cioè le semifinali sono al meglio delle tre. Cioè devo vincere due partite per arrivare in finale. Che cazzo. Ma su cosa? Rocket League? Sì. Non lo so. Mi trovi impreparato ma molto anche. Su sì, Rocket. Ha voglia. Non ci avrebbe aiutato. Vediamo di fare una bella cosa. Vabbè. Però meno che cosa di carino. Vediamo con l'ho che cosa parte. Comunque, signori. Ok. E andrà a far vedere comunque che sa giocare a Rocket League. Dopo 4 anni e 480 ore su sto cazzo di gioco.
Dove è spawnato? Lì. I capelli a parte ci sei. Ok. Allora, pian piano devo eliminare tutte le copie. Era una botta. Sì, ok, una botta gliel'ho data. Devo eliminare tutte le copie, sennò è un disastro. Sì, devi prima eliminare tutte le copie. Ma... No! Mannaggia! Non è vero! Che cazzo è successo? Non m'ha preso! È vero che lo... Merda. Non ci si può muovere! Con tutte ste copie! Mi hanno toccato in 3 volte! Mi stunne e mi colpiscono! Disagio di cristallo, minchia! Mi fa male alle sinapsi giocare contro di lui! Fa male le sinapsi. E non sono mai morto così tanto contro di lui. Cosa vuol dire questa frase, Fede? Che ti fa male le sinapsi. Sai cosa sono le sinapsi? Sì, infatti ti sto chiedendo proprio questo. Mi fanno male le sinapsi. Lo so che fai lo scientifico. Sono solo un fenomeno. Come fa un fenomeno a fare del dolore? Non lo so. No. Allora, Andrea, che cazzo ne so? Tu sai che cosa sono? Sai cosa sono le sinapsi? È un parte cose cervello. Non è una parte del cervello. Sono impulsi elettrici dei neuroni. Quindi se mai ti fanno male i neuroni. No, mi fanno male proprio le sinapsi, caro. Sì, ti fanno male un impulso elettrico. Sì, okay. Mi fa male un impulso elettrico. Non posso? Ah no, va bene. Chiedo. È tipo fare critico. No, Zama, ce la faccio, ce la faccio. Adesso ce la faccio. Coglione! Guardando che cosa, Zama, scusa? Oh, oddio, non sapevo che si potesse evocare un bot qui! Oddio! No, questa non la sapevo. Non mi dire che ho evocato... Ho evocato Aegor! Non lo sapevo, non me lo ricordavo! Buono, abbiamo evocato un bot, va bene. No, non è per di qui. Dove dobbiamo andare di qui. Ok, Aegor, bravo. Vieni Aegor, piccolo mio bot. Non ho mai evocato un bot per sto cazzo di boss. Lo devo usare perché sono un piroma. Ah, va bene. Un giocatore mi aveva invaso.
Merda. Ok, calmati Igor, calmati. Calmati Igor, calmati. Calmati, non c'è più. Porca troia, ha laggato quando mi ha attaccato il boss. Igor, calmati. Igor, non c'è più. Vai in seconda fase, vuoi vedere? Vai in seconda fase. Vai in seconda casa a fase così a gratis. Infatti. Muori. Ok, tu muori. Muori, 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 muori. Muori anche in fretta. Buono. Buono, mi serviva uno che mi aiutasse con i bot. Ecco. Merda. Igor, mi devi aiutare, non devi andare dietro a un muro. Ah, è morto. Bene. Inutile. Inutile cazzo inutile. Da dove? È da là. Ok, ok. Merda, merda. No. Non ho più cure, eh. Non ho più cure, ragazzi, non ho più cure. Merda. Merda, merda, merda. Inutile veramente al cazzo. Merda. No, no, non ho più cure. Ho perso, ho perso. 100-100 perso. Mi ha colpito. Non mi ha colpito. Sono morto. Un proiettile vagante come la 'Ndrangheta. Un proiettile vagante come la 'Ndrangheta. Dio santo. Oddio mio. No, non ce la faccio più, sono stanco, non ne ho voglia. Cazzo faceva? Il cuore è mio. Naruto. No, basta. Basta, non ce la faccio più. Adesso offline farò una cosa che si chiama... che si chiama farmare... faccio... creo il devasto. Maremma. Che palle. Mi sta facendo veramente male al cervello quei cloni, Dio mio. E perché non faccio abbastanza danno? Adesso mi cercherò che cazzo è debole e troverò qualche stratame gemma. Poi sono... no, ragazzi, sono stasera sono veramente stanco. Dopo tre live. Ho fatto tre live oggi. Vabbè, dai. Grazie mille per tutti quelli che sono passati. Io ringrazio Andrea, Riccardo e Zama. Ringrazio tutti quelli che si sono followati oggi. Se sono passati hanno voluto sostenere un minchione. Buonasera, buongiorno e buon pomeriggio. Da Rich è tutto. Ci vediamo domani sera per Dark Souls, ma domani mattina e domani pomeriggio per Among Us. Quindi, out.